Buonasera a tutti e benvenuti al gruppo La Paloma, Voglia di Leggere, Legge Dante. Siamo giunti al 32° canto dell'Inferno. Dante si rivolge alle muse perché ritiene di non avere parole molto aspre per poter descrivere questo girone infernale. È un lago ghiacciato, il Cocito, in cui è stato deposto dal gigante Anteo insieme a Virgilio. E Dante si rivolge aspramente alle anime dannate, dicendo che sarebbe stato meglio che in vita fossero state delle capre o delle pecore. Dante prosegue a camminare lungo il lago ghiacciato, guardando le pareti che lo circondano. E sbatte contro un'anima. I dannati in questo canto sono i traditori dei parenti e sono immersi fino al viso. La faccia guarda all'ingiù e piangono, le loro lacrime diventano subito ghiaccio. Dante, così immerso nel suo camminare, non si rende conto e prende contro un'anima che lo ammonisce e gli dice di stare attento. Dante procede nel suo cammino e vede due volti immersi, ma talmente vicini che i loro capelli quasi si confondono. Allora chiede l'identità di queste due anime. I dannati sollevano il viso e provano a guardarlo, ma dalle loro lacrime subito diventano ghiaccio e diventano ciechi, tant'è che non riescono più a vederlo e le loro teste cozzano tra di loro. Un altro dannato chiede a Dante come mai lui voglia sapere l'identità di queste due anime. E questo dannato è senza orecchie perché queste gli sono cadute a causa del freddo che c'è appunto sul lago. E rivela che le due anime vicine che sono cozzate prima tra loro sono i conti di Mangona. E racconta anche ad altre anime che sono presenti in questo girone, come Mordred, che tradì Re Artù e fu ucciso anche da Re Artù. Inoltre parla anche di Vanni dei Cancellieri, detto Focaccina, e di Sassolo Mascheroni. E infine il dannato si presenta e dice di essere Camiccioni dei Pazzi ed attende Carlino, che è colpevole di una colpa più grande della sua. E allora la sua apparirà non così tanto grave. Dante vede tutti questi visi che lo impressionano talmente tanto e ne rimane addirittura sconvolto anche ora che lo sta scrivendo. Il solo ricordo lo lascia sconvolto. Continua a incamminarsi verso il centro del lago Cocito, tremando per il freddo, ed entra in un'altra zona del lago, la Nentora, dove sono puniti i traditori della patria. Qui inciampa anche ancora sulla testa di un dannato, che piangendo gli chiede perché lo calpesta e se è venuto a rivedere la sua vendetta riguardo alla battaglia di Monteperti. In modo arrogante dice queste parole a Dante e gli dice di lasciarlo in pace. Dante chiede a Virgilio se può parlare con quest'anima e Virgilio glielo concede. Dante chiede il nome al dannato, ma questo a sua volta gli chiede il suo nome. E lui rivela di essere vivo e che se gli dirà il suo nome gli renderà gloria nel mondo dei vivi. Ma il dannato non cede a queste lusinghe di Dante e si rifiuta ancora di dare il suo nome, mandandolo ancora via e dicendo che le sue lusinghe non valgono lì dove si trova, all'inferno. E allora Dante, arrabbiato, lo afferra per la testa, per i capelli e lo scuote. Lo scuote talmente tanto da strappargliene addirittura a ciocche.
E il dannato si dispera per questa sua condizione, tant'è che un dannato vicino a lui gli chiede che cosa abbia e lo chiama per nome, rilevando il suo nome a Dante e dicendo che è la bocca degli abbati, e gli chiede che cosa appunto sta accadendo. Allora Dante, ora che conosce il suo nome, gli dice che ne farà parola nel mondo e lo riempirà di infamia. Allora Bocca degli Abbati continua a mandare via Dante, a dirgli che se ne deve andare, ma rivela anche i nomi degli altri dannati che sono lì con lui, i traditori della patria. Il primo è Buso da Auduera, che è colui che ha rivelato a Dante il suo nome. E Tesauro de Beccheria, decapitato dai fiorentini, poi nomina inoltre Gianni de Soldanieri, Giano di Manganza e Tebaltello Zambrassi. Quest'ultimo fu colui che aprì di notte le porte di Faenza, tradendo la sua città e facendo entrare i bolognesi. Allora, Dante si allontana da Bocca degli Abati e prosegue il suo cammino, e davanti a lui si presenta una scena raccapricciante: due dannati imprigionati nel ghiaccio, ma uno sopra l'altro come un cappello. E questo che si pone sopra l'altro dannato in realtà lo morde e lo mangia, e nel punto dove il cervello si congiunge con la nuca, con una foga tale da sembrare come quando si mangia il pane dalla fame. E tanto è l'odio che vede Dante di quest'anima nei confronti dell'altra, che gli ricorda Tiddeo quando morse le tempie di Mendalippo. Dante chiede il motivo di tanto odio, promettendo al dannato, quello che sta mordendo, di far conoscere la sua storia e le sue ragioni nel mondo dei vivi. Sì che avessi le rime aspre e ciocche, come si converrebbe al tristo buco sovra il qual pontan tutte le altre rocce. Io premerei di mio concetto il suco più pienamente, ma perché io non l'abbo, non senza tema a dicer mi conduco. Che non è impresa da pigliare a gabbo di scriver fondo a tutto l'universo, né da lingua che chiami mamma o babbo. Ma quelle donne aiutino il mio verso, che aiutarono Anfione a chiuder Tebe, sì che dal fatto il dir non sia diverso. Oh, sovra tutte, mal creata plebe, che stai nel loco onde parlare duro, mai fosse state qui pecore o zebe. Come noi fummo giù nel pozzo scuro, sotto i piedi del gigante assai più bassi. E io mirà ancora all'alto muro, dicere un di mi. Guarda come passi, va sì che tu non calchi con le piante le teste dei fratei, miseri lassi. Perché io mi volsi e vidimi davante e sotto i piedi un lago che per gelo anvea di vetro e non d'acqua sembiante. Non fece al corso suo sì grosso velo d'inverno la da noia di osterlicchi, né tanai là sotto il freddo cielo. Come era quivi che se tabernicchi vi fosse giù caduto o pietra pana, non avria pu dall'orlo fatto cricchi. E come a gracidar si sta la rana, col muso fuori dell'acqua, quando sogna di spigolar sovente la villana, livide insin laddove appar vergogna, era le ombre de dolenti, né la ghiaccià,
mettendo i denti in nota di cicogna. Ognuno in giù tenea volta la faccia, da bocca il freddo e dagli occhi il color tristo. Tra lor testimonianza si procaccia. Quando io m'ebbi d'intorno alquanto visto, volsemi a piedi, vidi due sì stretti che il pel del capo avviene insieme misto. Ditemi, voi che vi stringete i petti, dissi io, chi siete? E quelli piegarono i colli, e poiché ebber visi a me eretti, gli occhi loro, che eran pria pur dentro molli, gocciolar su per le labbra, e il gelo strinse, le lacrime tra essi resenrolli. Con legno legno, spranga mai non cinse forte così, ond'ei come due becchi cozzarono insieme, tanta ira li vinse. E un che avea perduti ambo gli orecchi, per la freddura, pur col viso in giue, disse: perché con tanto in noi ti specchi? Se vuoi saper chi son codesti due, la val onde Bisenzio si dichina, del padre loro Alberto e di lor la fue. D'un corpo usciron e tutta la caina potrai cercare e non troverai ombra degna più d'esser fitta in gelatina. Non quelli a cui fu rotto il petto e l'ombra con esso un colpo per la mandar tu, non focaccia, non questi che mi ingombra col capo sì, ch'io non veggo oltre più. E fu nomato Sassol Mascheroni, se tosco sè, se sai ormai chi fu. E perché non mi metti più sermoni, sappi ch'io fui camiscion de pazzi, e aspetto Carlin che mi scagioni. Poscia vidi io mille visi cagnazzi fatti per freddo, onne mi vien riprezzo e verrà sempre degelati guazzi. E mentre ch'andavo in ver lo mezzo al quale ogni gran vezzo si raduna, e io tremava per l'eterno rezzo, se voler fu destino o fortuna non so, ma passeggiando tra le teste forte percorsi il pien l'invisa d'una. Piangendo mi sgridò: perché mi peste? Se tu non vieni a crescere la vendetta di Montaperti, perché mi moleste? E io: maestro mio, or qui m'aspetta, sì ch'io esca d'un dubbio per costui, poi mi farai quantunque vorrai fretta. Lo duca stette. Io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora: quel sé che tuo cosi rampogni altrui. Orsù, chi sé se vai per l'antenora, percotendo, rispose. Altrui le gote, sicché se fossi vivo, troppo fora. Vivo son io, e caro esserti puote, fu la mia risposta. Se dimandi fama, ch'io metta il nome tuo tra l'altre note. Ed egli a me: del contrario, o io brama, levati quinci e non mi dar più lagna, che mal sai lusingar per questa lama. Allor lo presi per la cuticagna e dissi: el converrà che tu ti nomini, o che il cappel qui su non ti rimanga. Od elli a me: perché tu mi dischiomi, né ti dirò chi io sia, né mostrerolti se mille fiate in sul capo mi tomi. Io aveva già i capelli in mano avvolti, e tratti gliel'aveva più d'una ciocca. Latrando lui con gli occhi in giù raccolti, quando un altro gridò: che hai tu, bocca? Non ti basta sonar con le mascelle? Se tu non latri, qual diavolo ti tocca?
Ormai, dissi io, non vo' che più favelle, malvagio traditor, che la tua onta ti porterà di te vere novelle. Via, via, rispose, e ciò che tu vuoi conta, ma non tacer, se tu di qua entro esci, e di quel ch'ebbe or così la lingua pronta. E il piange qui l'argento de Franceschi. Io lo vidi, potrei dir, quel da due era, là dove i peccatori stanno freschi. Se fosse domandato, altri, chi v'era? Tu hai dal lato quel di Beccaria, di cui segò Fiorenza la Giorgiera. Gianni se de Sonaldier, credo che sia più in là, cu Ganellone e Tebaldello, chi aprì Faenza quando si dormia. Noi eravamo partiti già dello, ch'io vidi due ghiacciati in una buca, sì che l'un capo all'altro era cappello, e come il pan per fame si manduca. Là bel cervel s'aggiunge con la nuca. Non altrimenti ti deo, si rose le tempie a Menalippo per disdegno, che quei face il teschio e l'altre cose. Oh, tu che mostri sì, bestial segno, odio sovra colui che tu ti mangi. Dimmi il perché, dissi io, per tal convegno che se tu a ragion di lui ti piangi, sappiendo chi voi siete e la sua pecca, nel mondo suso ancora io te ne cangi. Se quella con chi io parlo non mi si secca.